Perché mai un cartone animato di una papera con accento spagnolo deve spiegarci come si fa una carbonara? Cuocarina. Sta suonando il suo stesso becco come un flauto, ma non ha i buchi sul becco, quindi è inutile, non esce suono. Ma fai schifo, cammini sopra al tavolo dove poi devi cucinare, ma che merda è? Devi aver degli spaghetti e tre e mezzo sono lieti. Quindi per quattro. La pancetta affumicata, 100 grammi ben pesata. Madonna, io posso capire che per una questione di praticità, cioè la pancetta fai la pancetta, ma nella carbonara ci fai il guanciale! Se devi fare un video dove spieghi come si fa un alimento, non lo fare con le cose a caso. Fallo con gli ingredienti corretti. 100 grammi ben pesata. Poi 100 grammi per 4, sono pochissimi. Extravergine 2 cucchiai. Se sono troppi sono guai. Ma già 2 cucchiai di olio sono troppi. Ma non ci vuole l'olio quando fai il guanciale o nel tuo caso la pancetta. Da solo perde il suo grasso, non aggiunge altri grassi. Per le uova bastano 3, una per tutti, tutte per me. Come per le uova bastano 3? Per le uova bastano 3. A 350 grammi di pasta, 3 uova. Ma sei imbecille? Per 4 persone ci vogliono 7-8 uova. 2 uova a testa, che è? 3 uova a 4 persone. Guarda, ti sei dimenticato solo 5 uova. Sto piatto non saprà di niente. 50 grammi di pecorino. E sono pochi pure questi. E un po' quel sale fino. La perfetta esecuzione. Quel dito mi inquieta non poco. Taglia in dadi la pancetta. Dentro l'olio sfrigolare. Cos'è sto coso? Un alieno. Andiamo avanti? Si sta bruciando la pancetta. Sbatti l'ova col formaggio. Ma come sbatti l'uovo col formaggio? Non ha manco separato l'albume dal tuorlo. Si sta mangiando pasta e albume. Sciala e pepa con coraggio. Sciala e pepa con coraggio. Ma non devi salare la pancetta, cretina! Svelti, svelti, mescolate. E il soffritto ci versate. Bello caldo, stuzzicante. Ma che stuzzicante, sta roba non saprà di nulla! Saprà di albume! E servitelo all'istante. E tutte le tazzine, sono tutte contente perché si fanno le grasse risate a guardare a te come cucini di merda. C'è pure il riassunto delle dosi, sbagliate perché per 4 persone 3 uova? Seriamente, io chiedo scusa a tutti gli amici romani per questo scempio. E questa che abbiamo appena visto è solo uno dei tantissimi episodi di Cuocarina che cucina male. Un grazie a Crigno che mi ha fatto scoprire questa perla e alla Rai per aver proposto sto format. Mamma mia, ci sono tantissime altre ricette, tra quali anche la pizza, e non oso immaginare che combina. Cuocarina. Io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video, un grazie speciale a tutti gli abbonati che supportano questo canale, in particolar modo il livello 2 che vado sempre a citare. Kate B, Merkel Lord of Darkness, Roberto Picaldi, Francesco Di Pasquale, Stefano Bologna, Gospi Giuliano, Patrick Cutrone, Matteo Tondini, Dimitri Manzabi, Blade Thunder, Cristina Marello, Vincenzo degli Abruzzi e Massimiliano Sonsogno. Se sarà il caso, ci vediamo alla prossima schifo ricetta.